Buongiorno a tutti quanti. La scorsa settimana abbiamo cominciato con la preghiera di Yahweh Salvedere, questa preghiera, una preghiera molto concisa. Come spiegavo la settimana scorsa, questa preghiera ha avuto negli anni passati un grosso rilievo dal punto di vista cristiano, perché si sono creati dei gruppi proprio gruppi Yahweh si chiamavano, perché vedevano in questa preghiera una benedizione generale, una possibilità di chiedere al Signore le benedizioni economiche. Abbiamo spiegato la settimana passata che è una visione molto molto tirata, però questa preghiera, che è una bella preghiera, può comunque insegnarci molte cose per quanto riguarda la preghiera. La vediamo un attimo assieme. Le 24 parole della preghiera di Yahweh, se sta in Prima Cronache, al capitolo 4, dal versetto 9 al 10, dice così: Yahweh è più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Yahweh perché diceva: l'ho partorito con dolore. Yahweh invocò il Signore di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarghi i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto gli ha chiesto. La settimana scorsa abbiamo iniziato a cercare di capire perché il Signore ha benedetto di più Yahweh, con una preghiera che in fondo sembra un pochino selfish, un pochino egoistica: dammi tutto quanto a me. E avevamo visto che probabilmente il Signore ha benedetto la preghiera di Yahweh sia per il come ha pregato e sia per il cosa ha pregato. La settimana scorsa avevamo visto il come aveva pregato. Ricordate, avevamo detto che Dio aveva deliberatamente cercato Dio, aveva fatto quello che fanno i nostri figli all'uscita di scuola, aveva alzato le mani, fatto grida di gioia, aveva saltato pur di attirare la presenza, l'attenzione del proprio Signore, e si era inginocchiato offrendo la propria vita e la volontà di non fuggire dal Signore quando aveva chiesto di benedirlo, perché avevamo visto che la parola benedizione ha in sé un concetto di inginocchiarsi e stare. Ma sicuramente questo è il come si è proposto, no? Per cui come il Signore ha detto, ok, gli è piaciuta la maniera in cui Yahweh si è presentato, gli è piaciuta, ok, Yahweh ti sei presentato bene, adesso dimmi un po' che cosa vuoi. Sicuramente Yahweh ha pregato e ha chiesto delle cose che a Dio sono piaciute e ha gradito e l'ha fatto per te. Allora, la prima cosa che notiamo è che Yahweh ha pregato con ambizione, ha detto: allarga i miei confini. Vi ricordo che all'epoca allargare i confini di un territorio significava avere più pascolo, per cui significava avere più bestiame, per cui significava avere più soldi. Per cui in pratica sta dicendo, Yahweh sta dicendo al Signore: Signore, dammi più soldi, e questo, dammi più ricchezza, rendimi più ricco. Allora, Yahweh era un uomo di grandi ambizioni. Allora, definiamo un attimo cosa significa ambizione, perché è una parola che usiamo, però dobbiamo capire anche il contesto di che cosa significa. Vi leggo letteralmente, è una parola latina, e anche in inglese è rimasta la radice latina, che si chiama è fatta da due parti: ire, che significa andare, e amb, intorno. Per cui essere ambizioso significa andare intorno. Che, perché? Allora vi leggo paro paro quello che c'è scritto sul vocabolario etimologico della lingua italiana di Antonino Pianeggiani. È un dizionario del circa 1800, per cui l'italiano è un po' datato, si sente. Dice così: in Roma antica era costume, non dimenticato dai posteri, che coloro i quali desideravano ottenere un piccolo ufficio, ovvero una carica pubblica,
si facevano attorno con moine e promesse alle persone del popolo che andavano appositamente a cercare di guadagnarsi il loro suffragio, il loro voto. Da questo affaticarsi venne che ambire in breve tempo significò bramare e brigare, che significa darsi da fare, per avere gli onori. Okay? Questo significava le persone ambiziose ambivano, andavano intorno agli altri, cioè ti faccio questo se mi dai il voto, ti faccio queste cose, guarda, dammi il voto che io sarò bravissimo. Giustamente Ottorino Pianigiani già nel 1800 diceva che era rimasto anche ai posteri, e è rimasto anche ai posteri, 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 perché ma no, i nostri politici non fanno queste cose, non è che promettono, non vanno intorno. Comunque ambizione significava proprio questo. Allora, essere ambiziosi significa andare intorno. Jabez andava intorno al Signore e diceva: dai Signore, dammi tanta ricchezza, dammi, fammi più ricco, fammi allargare i confini. Però tu potresti dirmi: ma un attimo, no, no, però io so nella parola che Gesù ci ha chiesto di essere gli ultimi per essere i primi, no? E di trattare gli altri, stimando l'altro, questo è Paolo, stimando gli altri più di noi stessi. Come si accorda l'ambizione con il fatto di dover essere ultimi per essere primi e di stimare gli altri più di noi stessi? Prima gli altri, poi... Allora, certamente tutto dipende da dove riponi la tua ambizione, no? Da dove sta il centro della tua ambizione. Allora, se il centro della tua ambizione è te stesso, che significa che avere più soldi, avere più fama, avere più influenza, avere più potere, lo fai tutto per te, per il tuo unico e solo scopo e utile, allora la raccomandazione di Gesù e di Paolo stanno lì proprio a pennello. E ti dice un attimo, non pensate, pensa prima agli altri e cerca di essere l'ultimo se tu vuoi essere... Però Gesù dice anche un'altra cosa, Matteo 5,16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è in cielo. La domanda è questa: per chi lo stava facendo Jabez? Lo stava facendo per se stesso? Ricordatevi che il Signore legge i cuori. Se il Signore ha benedetto Jabez, probabilmente con 90, io direi anche 100%, il Signore aveva letto il cuore di Jabez e sapeva che quello che stava chiedendo Jabez non lo cercava per se stesso, ma lo cercava per dimostrare che un niente come lui, con la grazia e con la gloria e con la potenza del Signore, poteva ottenere cose grandissime. Però come faceva il Signore aver letto nel cuore? Come faceva a sapere che Jabez realmente bramava le cose non per sé, ma per la propria Dio? Dio ha letto bene due affermazioni di Jabez nella prossima, che dicono: benedicimi e sia la tua mano come. Abbiamo visto la volta scorsa che chiedere benedizione significava inginocchiarsi, vi ricordate? Inginocchiarsi è più essere fermi e non poter scappare dal Signore, e significava offrire il collo, per cui offrire la vita a quello che stava davanti al tuo Signore. Per cui Jabez si era messo nella posizione di stare fermo davanti al Signore, di non fuggire, di offrire la sua vita al Signore. Poi Jabez aggiunge, parlando di qualcos'altro, parla di mano di Dio, no? Ma uno può pensare che la mano di Dio sia una mano fisica, nel senso stammi sopra come una mano di benedizione, no? È una cosa da... Sappiate che quando gli ebrei parlavano di mano di Dio, quasi sempre intendevano non la mano fisica di Dio, perché gli ebrei immaginavano Dio proprio come un essere fisico. Tanto è vero che nel Tempio l'arca del patto
era, loro si immaginavano che fosse lo sgabello dei piedi del Signore, per cui dentro il Tempio il Signore poggiava la parte meno nobile di lui, se possibile, sull'arca del patto, perché era l'unica cosa che i credenti potevano a cui potevano avvicinarsi ai piedi, perché si immaginavano proprio che Dio avesse mano. Però quando si parlava di mano del Signore significava la potenza del Signore. Faccio vedere soltanto un brano, che ce ne sono tantissimi, in Esodo 13:14, dove si parla della mano del Signore. Qui è il brano dove in Esodo il popolo è uscito dall'Egitto e le generazioni precedenti raccontano alle generazioni successive quello che è accaduto e come è accaduto e per mezzo di chi è accaduta la loro uscita. E dice così, Esodo 13:14. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo: che significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E chiaramente mano potente significava attraverso la sua potenza. Allora, mentre gli amici di Jabez accettavano di vivere una vita nella media, di non fare grandi cose, attenzione, perché vivere nella media spesso si sposa a un'altra frase che significa vivere nella mediocrità. Spesso se tu vivi nella media tendi a vivere nella mediocrità, cioè ti accomodi sul livello più basso possibile di vita che hai. E invece Jabez voleva vivere sopra la media. Jabez vuole che la potenza del Signore si veda, che sia evidente agli altri. Io mi immagino che la versione lunga della frase di Jabez sia questa: Dio, io non fuggo da te e metto la mia vita a tua disposizione. Voglio qualcosa di grande, qualcosa che si veda da lontano, che non è la mia, ma tua. Jabez voleva qualche cosa che si vedesse che non era lui possibile averlo fatto da solo, ma che tramite la potenza del Signore era accaduto. Jabez aveva ambizioni nella sua vita, aveva uno scopo nella sua vita, far vedere la grandezza di Dio, e non era vivere per se stesso, ma vivere perché gli altri potessero vedere la grandezza di Dio che era intervenuto nella sua vita. Il problema, sapete qual è? Molte persone, anche credenti, scivolano attraverso la loro vita, senza obiettivi, senza piani, senza scopi, senza ambizioni, e il risultato è che non combinano mai niente di buono della propria vita. Allora la loro vita non è appagante per loro e non porta gloria a Dio. Si accontentano semplicemente di esistere. Sono lì, occupano uno spazio fisico, è già molto. Io mi auguro che tu non sia come queste persone, io mi auguro che tu sia come Jabez. Dio vuole che tu cresca. Dio vuole che tu abbia dei sogni grandi, che abbia mete da raggiungere. Dio non se la prende, ti posso giurare, ti posso affermare che Dio non se la prenderà se il tuo sogno ti sembra troppo grande. Se tu dici, se tu sei ambizioso nella tua vita, se tu sei ambizioso nella tua vita per portare la sua potenza nella tua vita, lui non sarà pieno. Sai che cos'è che più delle volte succede? Perché sei frenato, perché sono frenato. Spesso confondiamo la paura con l'umiltà. Noi ci facciamo umili. Diciamo: io non sono capace di fare queste cose, Signore, no, non te le chiedo, perché sai, io sono umile, allora non te le chiedo. È paura. Ci abbiamo fifa. Ci abbiamo paura. Probabilmente è una paura dovuta alla mancanza di fiducia.
Perché quando non abbiamo abbastanza fede in un Dio enormemente potente, onnipotente, allora cominciamo ad avere paura. Allora la paura si inserisce nelle nostre vite. Gli Abes sapeva di avere un Dio grande. Non sappiamo come l'aveva scoperto, perché non ce lo dice, ma lo sapeva di avere un Dio grande, un Dio potente, e chiedeva cose in grande. Ti chiedo, qual è la cosa che vorresti Dio facesse? Qual è la cosa che Dio vuoi che intervenisse? Pensa in grande, pensa in grande, abbi fede e prometti di dare il merito soltanto a lui quando sarà avvenuto. Altre volte invece quello che ci frena è la pigrizia, no? Io sto bene come sto, perché Paolo in Filippesi dice: ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo, no? Dice, io sono di Paolo, io mi accontento, per cui non voglio nient'altro, perché sono così come sono, io sto bene così. Questa non è tanto umiltà, ma è pigrizia. Non abbiamo voglia. Perché Paolo in questa frase non sta dicendo ho imparato a non avere nessun traguardo, cioè quello che arriva. No? Non ho nessuna ambizione e non ho nessun desiderio per il futuro. Ma sta dicendo che anche se i traguardi ancora non sono arrivati, io attualmente sto bene così. So che ho dei traguardi, ma non è che mi rovino la vita dicendo non sono riuscito a fare ancora questo, non sono ancora riuscito a convertire l'amica. Jean ha aspettato quanto? 30 anni. Non si è fermato dicendo al Signore mio, no, basta, perché mi devo accontentare del fatto dell'amicizia, perché questa tanto non viene al Signore. 30 anni, ma è venuto al Signore e si battezza a maggio. Il suo più alto desiderio, il desiderio più alto di Paolo, era quello di arrivare a Roma e di testimoniare a Nerone, anche se sapeva che significava che sarebbe morto. Lui chiaramente, il Signore non gli aveva spiegato tutto, ma lui non sapeva che il suo arrivare a Roma avrebbe fatto esplodere il cristianesimo in tutto quanto il mondo, perché il cristianesimo in quel momento era nell'area medio orientale, no? Il Signore sapeva che il punto, siccome è come dire adesso andiamo, portiamo questa attività a Beijing, a Pechino, perché lì c'è un'esplosione enorme dal punto di vista economico. Se tu vuoi fare un prodotto e portarlo in tutto quanto il mondo, una volta lo portavi a New York, ormai New York lo porti a Pechino, a Shanghai, dove il tuo prodotto boom espanderà in tutto quanto il mondo. Quello che aveva fatto Paolo è portare, che non è un prodotto, ma la benedizione di Cristo a Roma, perché potesse esplodere in tutto quanto il mondo. C'è voluta fede, c'è voluto sacrificio, c'è voluta la sua morte, ma alla fine c'è riuscito. L'ultima cosa che ci viene in mente è di dire: beh, io servo con quel piccolo o quel poco che so fare, perché io sono uno, sai, che non è che ho tanti doni, per cui quello sì, è il pastore, se io fossi come il pastore, però io non la so fare queste cose. La risposta a questa affermazione, a questa tua affermazione mentale, sempre pensi di poter fare qualche cosa, benissimo, impara a fare cose più grandi. Si impara a fare cose più grandi. Lascia che Dio ti possa usare di più, mettiti di più a disposizione, e se il tuo cuore è quello di fare cose più grandi, stai tranquillo che il Signore te le insegnerà. Io devo confessarvi, forse lo sapete, non è che scopro niente,
Io sono una persona molto ambiziosa. Io sono un ambizioso, c'è poco da fare. Ho sognato una chiesa nella mia città. Una chiesa nella mia città. Io ho segnato che nascesse. E che cosa è successo? Il Signore ha visto la mia ambizione, mi ha detto, ok, ma tu farai nascere, non tu. Io farò nascere la chiesa nella tua città e tu sarai mio servo lì. E tu sarai mio servo lì. Io ho sognato, nel 2005 sono andato a Londra insieme a Janet a una conferenza internazionale americana, il Global Leaders Summit nel 2005 a Brighton, e ho sentito dicendo, ah, che bello che sarebbe, Signore, fa sì che ci sia una cosa del genere, ti prego, fa sì che ci sia. E un po' di tempo dopo il Signore ha usato me e tutta questa chiesa, lo sapete bene, per organizzare non una conferenza ma 3 anni di conferenza a Ostia, dove ci sono state centinaia e centinaia di persone che hanno partecipato, oltre 20 denominazioni cristiane hanno partecipato. Però non è avuto tutto assieme, sapete, non è che io ho segnato di avere una chiesa a Montefiascone e la chiesa a Montefiascone in una notte è sorta e sono diventato il pastore. Non è che ho sognato di avere la conferenza e ritornato il Signore mi ha detto ok, Ostia, vai. No, ci è voluto tempo. Per la chiesa ci sono voluti 25 anni. Perché quando mi sono sposato con Janet nel 93, già dall'anno precedente, avevamo detto che non possiamo, il Signore non puoi mandarci a un'ora di macchina, ci serve una comunità più vicino, falla nascere. Ci sono voluti 25 anni, o meglio ci sono voluti di meno, perché questa chiesa è da 12 anni che è in piedi, per cui ci sono voluti circa 13 anni per avere la chiesa formata. Per la conferenza di Ostia ci è voluto un po' meno, abbiamo cominciato nel 2010, il sogno era cominciato nel 2005 a Brunner, a Londra, e si è concretizzato nel 2010 ad Ostia. Ma non è che nel frattempo il Signore non mi ha insegnato niente, mi ha insegnato tante cose. Se mi avesse messo a disposizione la possibilità di essere pastore in quella chiesa, di organizzare la conferenza il giorno dopo, non sarei stato capace di fare niente. Per cui, se hai un sogno, il Signore ti renderà capace nel frattempo che organizzi il tuo sogno. Non è avvenuto tanto così. Nel frattempo Dio mi ha preparato, mi ha forgiato, mi ha istruito, mi ha ammaestrato. E questa è una cosa che spesso a noi ci rompe il pedale. No, Signore, io voglio le cose subito. Signore, no? No, non subito, non le sai fare. Non le sai fare. Voi pensereste di dare a vostro figlio di 8 anni una moto 750 centimetri cubici? Probabilmente gli date la bicicletta. Chiaramente, se lo vorrete vedere correre come Valentino Rossi, piano piano porterete dal triciclo alla bicicletta, alla minimoto, eccetera, eccetera, eccetera. E soltanto nel futuro avrete il futuro Valentino Rossi. Ha mai provato a chiedere a Dio qualche cosa veramente grande? Qualche cosa di una di quelle cose dici, ma se ti pare che succede? Non esiste, sì, sarebbe bello, ma tanto non esiste. Iabes lo ha fatto. Iabes ha fatto proprio questo. Ha chiesto una cosa grossa, enorme, perché sapeva che per lui era impossibile, ma non per lui. No, sapeva che non sarebbe stato lui a prendere il merito, ma tutti avrebbero detto, oh, guarda, Iabes ha pregato, guarda,
Vedi il Signore l'ha risposto. Oh, ma questo è un Signore potente. Andiamo a conoscere il Signore. E torniamo al secondo motivo perché il Signore ha parlato. Bene la preghiera di Jabez. Jabez ha cercato l'aiuto di Dio. Preservami dal male. Sapete, dai pochi versetti di cronache non sappiamo granché di Jabez. Sono più le cose che non dice il versetto di quelle che dice. E una cosa che non dice il versetto è che Jabez fosse una persona particolarmente dotata, che fosse un ricco, o che fosse un insegnante, o che fosse uno studioso della Bibbia. Non lo dice, non lo dice. Probabilmente non lo era. Probabilmente era un uomo comune con una fede fuori dal comune. Un uomo comune, ma con una fede fuori dal comune. Questo dico, non ti devi preoccupare. Non ti devi preoccupare. Se tu non hai tutti quanti i doni che pensi che servano per essere benedetto dal Signore, egli, anche se tu le cose non le sai fare, la presenza verrà da lui. Non sta cercando la prova di potenza, che comunque sarebbe una schifezza, non basterebbe nemmeno a uscire dalla porta. Sarà lui che ti darà la sua potenza. Per quanto tu possa ricercare, molti ricercano il talento, la ricchezza, l'unica cosa che rimane, sai qual è? La fede in Dio. La fede in Dio. La fede in Dio è una cosa che non può cessare. La fede in Dio è la cosa che resta. Il talento, allora, ci sono tutti quanti i Got Talent, no? America's Got Talent, British Got Talent, Italia's Got Talent. Quanti di quelli che sono passati, che sono talentuosi, quelli sono rimasti? 3 in Italia, 3, 4. Sono passati tutti, hanno vinto. Quanto è durato il loro talento? Il tempo del prossimo Italia's Got Talent. La fede no, la fede quando ce l'hai in Dio è grande, rimane grande, anzi si amplia. Il Signore ama usare gente comune, che crede in Lui e a volte di mettere a disposizione le proprie vite, essere benedetti, inginocchiarsi, offrire la propria vita a Lui per mettere a disposizione il suo potere come segno della sua potenza. La seconda cosa che sappiamo di Jabez è che aveva un gran brutto nome. Perché la mamma l'ha chiamato doloroso. Per cui possiamo pure capire che non è che la mamma proprio gli stava proprio simpatico sto figlio. Uno che se tu chiameresti tuo figlio doloroso, tua figlia dolorosa, addolorata, Dolores pure in spagnolo. Oh, sai, arriva doloroso. Che facciamo? Invitiamo dolorosa al pranzo di compleanno? No, dolorosa lascia a casa. Ma Jabez era più forte dell'handicap che la madre gli aveva dato con suo nome. Sì. Arrivare dicendo buongiorno doloroso, mamma mia, c'è chi sarà pure avrà fatto scongiuri, non so se all'epoca c'era l'abitudine di fare scongiuri. Jabez aveva questo handicap del nome, io da forse ce l'avevo pure qualche handicap fisico, perché essendo uscito con difficoltà è pure possibile che all'epoca c'era avuto qualche handicap fisico. Ma sapeva che l'unica fonte della potenza era la sua fede nel Signore. Non erano gli amici, non erano la famiglia, non era nemmeno la chiesa, il tempio dell'epoca. Un attimo, sono tutte cose buone, la famiglia, gli amici, la chiesa, sono cose che ti fanno stare bene, che ti aiutano, si sostengono nei momenti difficili. Ma l'aiuto
l'aiuto, quello vero, quello importante, viene soltanto dal Signore. È per quello che ti preserva dal male. Se lui avesse pregato alla Chiesa, Chiesa della vera vita, preservami dal male. Amico mio, preservami dal male. Famiglia mia, preservami dal male. Lui dice, l'unico che mi può preservare dal male sei tu, Signore. Perciò, preservarmi dal male significa anche guidarmi verso il bene. Perché se non c'è il male, c'è il bene. Dio è quello che ti guida verso il bene, è quello che non ti fa soffrire. Gli amici, la famiglia e qualche volta pure la Chiesa invece ti fanno pure soffrire. Allora ti voglio chiedere, qual è il tuo handicap? Qual è la tua condizione dolorosa? Qual è? È un qualche cosa di fisico? È spirituale? È un'infanzia difficile? È un lavoro frustrante? È un matrimonio distrutto? Cerca l'aiuto di Dio. Cerca l'aiuto di Dio, cercalo con fede. Cercalo con fede, non sperando, ma credendo che Lui può intervenire. Credendoci. Perché quando Lui afferma questo, non è che dice, vabbè, tra le altre cose, a proposito, Signore, dammi più terra e vabbè, se puoi, preservami dal male, se ti potete, è un accessorio. No, questa è la parte centrale della preghiera, dicendo, Signore, io so che tu puoi ingrandire le mie terre, così come so che tu puoi preservarmi dal male, solo gli altri no. Gesù ha detto questo, Marco 9:23, ogni cosa è possibile per chi va in chiesa. Ogni cosa è possibile per chi prega tutti i giorni. Se vuole. No. Ogni cosa è possibile per chi crede. La fede è la base. Se non c'è quella, non pregare. Inutile, cioè prega, ma tanto è nessuno. Se non ha la fede, non venire qua in chiesa. Tanto scaldi una sedia, ci fai consumare un pochino di riscaldamento. Ogni cosa è possibile di chiedere. Infine Jabez ha pregato con sincerità, in modo che io non debba soffrire. È sincero, dice una cosa logica, Signore, sai che c'è, a me non mi piace mica soffrire, a me mi piace godere. Se c'è da patire, no, ma se c'è da godere, sì. Jabez è spudoratamente sincero. Signore, dammi fama, dammi soldi, proteggimi, così io non soffro. Ci credo, c'hai soldi, c'hai fama, c'hai tutto quanto, ci credo che non soffri. Eh? Più sincero di così, sinceramente, è disarmante. Quante volte invece noi siamo insinceri? Attenzione, non dico bugiardi, perché essere bugiardi significa non dire la verità. Essere insinceri è omettere alcune parti della verità. Oppure dire cose che sappiamo che non sono proprio vere, ma sono le cose giuste da dire in quell'occasione. Anche se quello che pensiamo è diverso. Ti incontra un amico e ti dice, come stai? Bene. No, guarda, mi hanno licenziato dal lavoro. Con mia moglie siamo alla causa di divorzio. Mio figlio è scappato da casa. Mi si è bruciata la macchina e mi hanno rubato il portafoglio. Però, no, ringraziamo il Signore. No, come vanno le cose? Male, prega, ho bisogno di fede, mi sento giù, mi sento una schifezza, perché mi è accaduto tutto quanto questo. S-
spesso ci limitiamo perché non siamo, siamo insinceri. Siamo insinceri, ma non siamo soltanto con l'amico che incontriamo in casa, siamo pure col signore, la signora che te lo fa, tutto quanto bene, tutto quanto a posto, ciao la direi che è un casino, no, va bene, diciamo le cose giuste, pensiamo di dire le cose giuste. Oh signore, non pensare a me, io posso cavarmela, pensa agli altri. No, signore, io c'ho bisogno, sei tu che devi pensare a me. Un attimo, io ho bisogno, pensa, tanto tu puoi pure pensare a quell'altro nel frattempo, ma pensa pure per me, perché se diciamo fai per l'altro, quello non è sincerità, quello è masochismo, è avere piacere di essere bastonato. Pensiamo che chiedere di stare bene sia troppo egoista, sia che Dio non risponda a preghiere egoistiche. Non è vero, Dio è lì anche per quello, Dio è lì per tutto. In conclusione, siamo lunghi anche stavolta, a quale tipo di preghiere Dio risponde? Abbiamo imparato qualche cosa? La vita di Yahweh del come e cosa pregare ce lo illustra in parte. Ci dice di come poter pregare sperando, sapendo di essere esauditi, secondo il volere di Dio. Sempre da dire, perché secondo il volere di Dio. Qua c'è stata una chiara volontà del volere di Dio. Perché evidentemente il Signore aveva come piano che il bene di Yahweh era di dargli quelle cose. Altre volte il Signore ci dice: un attimo, no, io non voglio per te quello che mi chiedi, ho delle cose migliori da fare per te, io non voglio darti questo. E spesso il fallimento delle nostre vite è perché ci ostiniamo a dire quello, invece il Signore vuole qualche altra cosa. Vedete la situazione di Giuseppe e Annalisa. Gli sembrava logico di andare in Inghilterra e continuare la loro vita là, perché sembrava logico, è quello. Ma quando il Signore ha chiuso tutte quante le porte, Giuseppe e Annalisa hanno detto: mi sa che il Signore non ci vuole, mi sa che non è quello che la Signore vuole, andiamo e aspettiamo in Italia a sapere quello che il Signore ci sta preparando, perché sicuramente è qualcosa di migliore. Che noi pensiamo che sia buono questo, e invece il Signore ci vuole dare non il buono, ma ci vuole dare il meglio. Yabez, mi dai la prossima? Queste sono in sintesi la preghiera di Yabez. Yabez ha cercato il Signore, Yabez ha deliberatamente cercato il Signore, ha saltato, ha urlato, ha alzato le mani come fanno i nostri figli perché Dio si accorgesse di lui. Per cui quando preghi il Signore, fai sì che lui si senta un padre amato, si senta un padre cercato, si senta un padre desiderato. Quello lo colpisce, quello arriva al cuore del Signore, il fatto di sentirsi desiderato ed amato. Secondo, Yahweh si è inginocchiato davanti al Signore, non è fuggito, ha offerto il corpo. Le cose che colpiscono al cuore del Signore sono la tua disponibilità a stare fermo, a mettere a disposizione la tua vita per Lui, a non aver paura di Lui, ma anzi aspettare che sia Lui ad agire. Terza cosa, Yahweh ha pregato con ambizione, volendo il meglio non per sé, ma per essere uno strumento di Dio. Quando preghi, prega con ambizione, sapendo che quando Dio ti darà quello che tu desideri, se te lo darà, sarà Lui a dover prendere la merito. Non potrai fregiarti di quello che hai ottenuto, ma sarà Lui il centro dell'attenzione. No. Quarto, Yahweh ha pregato cercando l'aiuto di Dio, perché sapeva che era l'unico a cui poter affidare il compito e affidare il terreno. Quando preghi, affidati a Dio completamente, non cercare
rimedi al di fuori del tuo Signore. Certo, un attimo, se c'hai un appendicite vai in ospedale, eh? Nel senso, non dico che il Signore mette le mani qua, no, il Signore ha creato anche i medici, ha creato anche i psicologi, i psichiatri e quant'altro per aiutarti. Ma fida la tua vita al Signore, chiedi che sia Lui il tuo protettore. E infine, quinto, Iabes ha pregato con sincerità, ha detto tutto quello che aveva nel cuore, non ha nascosto niente, non si è schermito, ha detto quando preghi sii sincero, non pregare le cose che tu pensi che voglia sentire il Signore, perché tanto è inutile, il Signore sa qual è il tuo cuore. Non gli dire che le cose vanno bene, oh Signore ti adoro, tutto quello che fai è meraviglioso, e invece magari quel giorno sei arrabbiato col Signore perché per l'ennesima volta la tua preghiera è stata rifiutata. Giusto, la Bibbia, il 70% dei salmi di Davide sono preghiere dove Davide dice: Signore, perché questo non è giusto, non è giusto, no, non è così che si fanno le cose, io mi sento braccato, mi sento cercano di uccidermi, ma lo vedi che sono in pericolo? Il Signore ha risposto, perché alla fine, quando Davide, nonostante il peccato con Batsheba, alla fatta grossa è stato in una certa maniera messo da parte, comunque Davide è continuato a stare nel cuore del Signore. Infatti si dice che Davide aveva il cuore di Dio. A primo sguardo la preghiera degli Iabes può sembrare molto egoistica, vero? Ma Dio l'apprezza e la esaudisce, perché in essa c'è un cuore che punta a Dio e non a sé. Cosa chiedi quando preghi? Dio ti incoraggia a chiedere. Giacomo dice: invoca. Giacomo afferma: voi non avete perché non domandate. In Geremia 33:3 dice: invocami e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non. Paolo in Efesini 3:20 dice: or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Chiedi in grande. Dio può andare al di là di qualsiasi cosa che tu possa immaginare. Egli dice: fidati, chiedimi, scopri la tua grande ambizione, provvedi una fede crescente. E dunque porta tutto a me in preghiera, perché io desidero esaudirti. Cosa vuoi che Dio faccia nella tua vita? Che cos'è che vuoi che faccia? Aiutarti al lavoro? Chiedilo. Aiutarti con il permesso di soggiorno? Chiedilo. Guidarti ad educare tuo figlio o tua figlia? Chiedilo. Far crescere la tua chiesa? Chiedilo. Sanare il tuo matrimonio, chiedi. Liberarti da un peccato ricorrente, chiedi. Sappi che Dio non è come un grosso poliziotto. Dio non è come un grosso poliziotto che aspetta che tu faccia il primo errore a portarti in carcere, per darti un pugno in faccia e pestare da te. Dio non è così. Dio non è un grosso poliziotto, Dio è un grande padre. Dio è un grande padre. Dio vuole benedire la tua vita. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore, che tu sei un grande padre. Che tu sei grande, che tu sei al controllo.
tu mi sei vicino, che tu mi aiuti, che tu vegli su di me. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega sia la mente di cosa mi ascolta. Sì, Signore, io voglio deliberatamente cercare la tua presenza. Voglio farmi sentire un padre desiderato, adorato, bramato, perché tu lo meriti, Signore. E io mi inginocchio davanti a te, sto fermo, offro la mia vita a te che mi sei padre. Signore, aiutami a pregare con ambizione. Metti ambizione nel mio cuore, perché io voglio ottenere perché gli altri vedano che è tu il merito. E Signore, io chiedo il tuo aiuto in tutto questo, perché soltanto tu puoi aiutarmi in tutto quante le cose che io faccio. Io chiedo il tuo aiuto e ti prometto, Signore, che sarò sincero. Non pregherò le cose che io mi immagino che tu voglia sentire da me, ma pregherò esattamente quello che è nel mio cuore, siano le cose belle, siano le cose brutte. In tutto questo io chiedo l'aiuto dello Spirito Santo che venga su di me, e tutto questo lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.